Stiamo attraversando l'Italia in autostop uno contro uno per scoprire se è più facile per un ragazzo o per una ragazza. Nel primo episodio siamo partiti da Milano e come previsto per me è stata una tortura completa, mentre per Cristina una passeggiata. È riuscita ad arrivare fino a Verona in sole 5 ore mentre io sono bloccato in autostrada a 50 km dal punto d'inizio. Non solo mi sta distruggendo, ma mentre io me la sto vivendo un inferno in piena competizione, lei un po' meno. Pizza! Yeah, 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 yeah. Caravan, 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 caravan! Fuck! Liz! Liz! Yo, yeah, 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 yeah. No, I just look dumb now. Un momento difficile questo. Tocca fare una roba pericolosissima. Non dovevamo essere lasciati qua. È stato un errore, questo è stato un grosso errore. Allora il nostro obiettivo è letteralmente fare il giro completo di questa rotonda. Infatti dovremmo attraversare qua. Vai. Mamma mia. Scusate. Guardate dove stiamo a camminare. Qua è difficile. Non si può fare. Sì, qua no, non si può fare. No, non si può fare. Beh, da qui vediamo tutto però. Non possiamo tipo tornare indietro, questo è il fatto. Thank you so much! Where are you guys going to? Dove andare, ragazzi? We're going to Venice. Because actually we are going to Padua, that is like near Venice. That's fine. So if you want... Yes, that is absolutely perfect. Okay. So much! Was it the dancing? Sorry? Was it the dancing that did it? Was I dancing when you guys... No, I wasn't. No, you weren't. But we were like, okay, why not? E tra l'altro qui, ve lo farei sentire ma l'audio è così, riesce anche a convincerli a portarla direttamente a Venezia. L'unica opzione è qui. Purtroppo non è detto che vadano verso l'autostrada, c'è solo un'uscita di quella rotonda, ma non c'è modo di fermarsi a quella rotonda. Non possiamo proprio andarcene da questo spot, quindi è l'unico posto dove possiamo metterci. Allora, è un momento un po' giù, però c'è anche da dire che è tutta fortuna. Magari adesso si ferma una macchina che va in Portogallo, non possiamo saperlo. Tipo fra 20 anni, se continuo a fare così tante volte autostop, c'ho un braccio qua enorme. È tutta fortuna, è vero, ma che finora ha avuto solo Cristina, che mentre io sto crepando in mezzo alla strada, lei dorme tranquilla in una macchina verso Venezia. Ma ricordate che se le cose vanno male, voi non dovete mai mollare, perché verrete ripagati. Yeah. Got it. Thank you guys so much. Mi raccomando, in cede. Thank you so much, guys. Ci mancherebbe, dai. Ci ha dato valore. Venice. And now we're gonna keep going because I've had a nap and I'm ready to go. E come se non bastasse, vi ricordate la foto di Hasbullah che lei era costretta a portarsi dietro per tutto il tempo per via della sfida persa all'inizio? Ecco, se l'è persa. Ma sì, diamogliela buona, tanto è soltanto arrivata a Venezia in pochissime ore, cioè quello che sembrava l'obiettivo impossibile, lei l'ha fatto così, senza alcuna complicazione. I left Hasbullah in their car. Hasbullah did not. Actually, I'm kind of happy he's dead. Not dead, but like I'm kind of happy he's gone. Okay, but Hasbullah is gone. Oh my god, what happens now? No, thank the Lord. Okay, well, Hasbullah's gone. Magari era proprio Hasbullah a dargli fortuna, e infatti appena l'ha perso, il destino ha iniziato a girare dalla nostra parte. Io verso canonica, dimmi te dove devo andare. Ok, noi più andiamo verso lontano meglio è in realtà, perché è una sfida che stiamo facendo uno contro uno, quindi... Vai tranquillissimo, vai tranquillissimo. In realtà è stato un grande, ha semplicemente detto dove volete che vi porto, però va qui vicino. Quindi non è che gli possiamo chiedere di arrivare, non lo so, in Francia. Dobbiamo chiedergli un punto strategico e capire insieme dove. Oh, meno male, sono così felice di essere fuori da qui. We're invincible, we can't die. Go, 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 go! I can't believe I lost Hasbullah. Some poor person is gonna literally pick Hasbullah up just like on the side of the road. Cristina si ferma pure a mangiare al ristorante, tanto ormai si sente invincibile. Sono proprio questi i momenti che io, già partendo svantaggiato, devo sfruttare al meglio. Se vuoi... devo fare un botto di ok, se ti va, va bene. Basta, a noi basta che è una direzione unica in cui sappiamo che almeno la gente prosegue, capito? Gentilissimo, davvero. Sento di essere completamente indietro rispetto a lei, non possiamo vedere dove siamo a vicenda, ma noi abbiamo preso soltanto passaggi strani in direzioni opposte, cioè ricordatevi che il nostro primo obiettivo era Torino.
mentre adesso siamo in direzione Bergamo, a 50 km da Milano. Grazie di tutto, davvero. Buona fortuna anche a te in generale. Non so se abbiamo fatto una buona cosa. Sì, siamo all'Orio Center, che è un centro commerciale gigante di Bergamo, sostanzialmente. Famo, non lo so, una ricognizione. Cross it out, because we're no longer going to Venice. We are going east. How far? Don't know. Artistic. So, to get to Slovenia, we have to go east, which is going this way. So we have to get to the other side of the road. So we have to cross again. Okay. Okay, we have to cross back over. You ready? Let's go. And we're gonna stop right here. This is our new home. Abbiamo studiato la situazione. La situazione è questa. Da questo centro commerciale non ne usciremo mai. Per fortuna è collegato a piedi all'aeroporto di Oralserio, che è un aeroporto che prende comunque un po' tutto il nord Italia, quindi potrebbe comunque dirci bene anche in Svizzera vengono qui a prendere gli aerei. Quindi ci metteremo in aeroporto a molestare più gente possibile per cercare di arrivare o in Svizzera, Trento, non lo so, non lo so. Vabbè, vabbè, comunque loro saranno messi sicuramente peggio. Ne sono sicuro. I can't believe this is a real thing. No. Thing is here they can pull over into the middle. I feel like at like 3 a.m. maybe we shouldn't be doing it. Strada decisamente losca, 20 minuti di qua. Ecco il sottopassaggio. Questa è l'autostrada che ci avrebbe portato a Venezia. Non la vedremo mai più. Eccoci all'aeroporto. L'obiettivo è trovare uno spot decente dove chieda più persone possibili, sostanzialmente. Right, so we're going to the roundabout because there is nowhere to pull over there. And here they can just pull straight in and say, come on, hop in my car. Which is exactly what you want to hear on a Wednesday night at 7 o'clock. 8 o'clock, in fact. No, 9. Wait, what time is it? I haven't even checked. 9:30. This is the safest thing I've ever done in my entire life. Finalmente inizia a mettersi un po' male anche per lei, riuscendo a rimanere per strada per più di 5 minuti senza prendere un passaggio, e noi siamo nel miglior spot di sempre, un aeroporto. Abbiamo trovato il punto, abbiamo anche un pubblico. Sosta breve, ma venite con me. Ma come faccio qui? No? Ok. Secondo me qua tocca essere proprio molesti, bisogna proprio attaccare. Chiedere a chiunque. Però vedi, c'è un bel traffico, eh. Un bel traffico. Devo farle i complimenti perché anche lei non si è mai fermata, se la sta proprio godendo. Sta giusto iniziando ad essere un po' paranoica. Do you know what is one way that we could like save ourselves? If I take a photo of every number plate of person that I get into, I'm gonna do that. The last two areas we were in, there was actually no place for anyone to pull over. So we have to find a new one. Oh. Ciao! E stiamo facendo una sfida in realtà, non a Milano, questo è. Andiamo a Brescia, io vado intorno a Brescia? In realtà a noi Brescia andrebbe bene, direi. Sì, in realtà andrebbe bene. Il casello dove esco io, non c'è un'anima tesoro adesso. Un posto sperduto. Voi dovete star là, no, io non vi lascio. Sì. Vi lascio qua piuttosto. Ok. Allora va bene, grazie mille. Però posso dire, se siamo in aeroporto, che è un posto dove c'è un via vai impressionante, di gente che comunque torna per forza da una città lontano. Qua abbiamo la possibilità di filtrare di più e non accettare tutti. Abbiamo rifiutato Brescia? Arriviamo tipo a Trento, non lo so. Non so se hai visto questo dietro di noi. Gli ha chiesto 5 euro a questi dicendo che era rimasto senza non so cosa. È ancora qui. Rifiutare quel passaggio per Brescia è stato l'errore più grande della mia vita, ma almeno anche Cristina era bloccata. Certo, a 230 km più in là, ma potevamo ancora farci. Ormai era pure mezzanotte, quindi Cristina decide di fermarsi, mettersi a dormire in un hotel per poi continuare la mattina dopo. Siamo qui da 2 ore, non avremmo mai dovuto rifiutare quel passaggio per Brescia. Senti, aspetta, sto parlando troppo lento, sto proprio a pezzi. Ma va bene, la vita è fatta di errori. Abbiamo deciso che dormiremo lì. Quindi adesso basta. L'idea è quella di adesso andare a mangiare. E domani mattina, non lo so, sono stato a pezzi, ragazzi. È stato proprio devastante. Mangiare, mi ha ridato la carica e abbiamo un nuovo piano. Quali sono gli orari in cui c'è più affluenza in aeroporto? A quanto pare la maggiore affluenza è la mattina per le partenze, ma ci va bene lo stesso. Quindi, mattina presto, sveglia. L'unico modo che ho di vincere è sfruttare la mattina presto mentre lei ancora dorme e riuscire a prendere più passaggi possibili. Perché ricordatevi che la sfida finisce il giorno dopo alle 2. Se non fosse che a svegliarsi prima è stata proprio lei. It's in the morning now. Because we couldn't do it all night because we didn't want to die. So we're gonna go back out and we're gonna try because we still have until 2 p.m. and we're gonna try and get to Slovenia, which is what we're gonna get to. I have sandwiches in my bag from the buffet breakfast. I mean, I hardly like woke up and started, like it was a pretty slow start to the morning, honestly. Like
Buongiorno, giorno 2, mancano 5 ore alla fine della sfida. Siamo in ritardissimo, ma se ci chiudiamo forse vinciamo, secondo me loro sono lontanissimi, ma non è importante. Dai, 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 c'è anche tanta gente, sembra. Per favore, per favore, per favore. Non mi è mai andata così male un autostop in vita mia, l'ho fatto tipo 50 volte per altri video. L'unica volta in cui stiamo facendo una competizione, malissimo. Ciao! E non verso Milano, stiamo facendo una sfida per andare verso est o nord. Voi dove andate? Va benissimo, va benissimo, va bene. 3 secondi. Ciao, grazie mille, veramente. Alessandro, piacere. E in 5 minuti direzione Brescia, e stavolta lo accettiamo perché noi impariamo dagli errori, si accetta tutto. Il giorno 2 parte benissimo per noi, mentre Cristina... Come on, you guys are stopping, let me get in your car. A big old truck. It literally says no auto stop. No wonder no one's fucking picking us up. It literally says no auto stop. Più tempo perde lei, meglio è per noi. Non è ancora detta l'ultima parola. Comunque sto vedendo adesso Brescia Est. Se te esci a Brescia Est è perfetto. Poi non so dove vi fermate. No, no, noi, per noi va bene. Va bene? Sì, va bene. Oh, grazie di tutto, veramente. Ciao, grazie mille. Ciao, grazie. Ciao. Non è la migliore degli spot. Non so, non mi sento al sicurissimo. Abbiamo fatto con un passaggio stamattina molto di più di quello che abbiamo fatto tutto ieri. Imbarazzante. Si continua fino alle 2. Fino alle 2 non mi fermo. We've been here for an hour. No one's wanted to give us a lift. But I don't think that anyone's like going anywhere. I think that people are just like either going to work or they're just like going home. Anyway, I'm trying to convince Carlone's cheating, but he's not saying yes. Lo spot è ottimo in realtà, anche perché tutte le persone che vanno di qua stanno andando verso Venezia. Il fatto è che l'orario è sbagliato, perché ci sono solo camion, ci sono poche macchine, ma noi ci crediamo. Dai, dai. Manca pochissimo e siamo entrambi bloccati. Solo se riuscissi a prendere l'ultimo passaggio per andare oltre Venezia, potrei vincere. Praticamente impossibile. Verso Venezia, se possibile. E basta che ci avviciniamo per Venezia. Oh, ma perché siete rimasti vivi? Sì, no, stiamo facendo una sfida in realtà per un video. Siamo io contro una ragazza per vedere chi maschio contro femmina fa di più in 24 ore. Cazzo, aspetta. Guarda sul navigatore. Sto cartello in ritardo che ero qua. Non mi fermavo subito, ma... Non ci sta davanti, l'altro qua. Mille, cioè, assurdo che quindi te hai deciso di aiutarci a caso. Siamo sì, ma ho immaginato che era una grande. Cosa. Perché ho visto la telecamerina. Ok. Ho detto, stanno facendo qualche cazzata quindi. Sì, esatto. Davide, il nostro salvatore, decide di aiutarci solo per farci vincere. Ha preso a cuore la sfida e io devo riuscire a convincerlo in tutti i modi a portarci almeno a Venezia. Però se io vengo a Venezia facciamo vincere È sperando che loro non stanno più in là. Sperando che non sono già arrivati. Esatto, però se ci parti a Venezia ti offriamo un pranzo, quello che vuoi. Quasi quasi, che lo so adesso. Sono le... mezzanotte, sì, mezzogiorno e 40. Mezzogiorno e 40, guarda quanto ci vuole ancora. Se ci vuole meno di un'ora da qui, ok, ti porto a Venezia. Se no, no. Aia. No. Dipende. Un'ora e un quarto. Un'ora e un quarto, cazzo. Dai, dai, ti porto. Ci porti? Ti porto. Che grande, non ci credo. Ce l'ha ascoltato. E Venezia sia, non ci posso credere, ero felicissimo, ma anche consapevole che con questa botta di fortuna non saremmo comunque potuti arrivare oltre. Serviva davvero un miracolo per farmi vincere. Quit. I'm done and I never want to hitchhike again in the rest of my life. It's tiring. It was fun when you were getting rides every 20 minutes, but when you don't get rides after an hour, it's not fun anymore. So I'm trying to convince Carlo to go home. We got pretty far, honestly. I hope we got further than Monte. I have a feeling that we didn't, but also I hope we did. Are we going home? We're not going home. Thanks guys. Mancano 45 minuti alla fine della sfida, quindi probabilmente finiamo proprio a Venezia. Per arrivare prima ho fatto anche la 180 anni di benzina. Ah, vedi? Un grande, esatto. Quasi arrivate a Venezia, ci siamo, mamma mia, mancano 20 minuti. E coi minuti contati riusciamo ad arrivare proprio alle 2 precise a Venezia. Mentre Cristina, pensando già di aver vinto, comincia a tornare verso Milano in tre. Do I call him? Or is he gonna call me? I'm gonna call him. Chiamerò Cristina, ecco, mi sta chiamando lei. You go first. You're in Venice. Bro's on a fucking gondola. Where are you? In Venice. What? We got to Venice first, so technically we still win. E invece no, lei sì, è arrivata la sera prima, ma a Venezia Mestre, mentre noi alla vera e propria Venezia. Quindi ho vinto, follia, non ci posso credere. Cioè, nonostante tutto,
contro ogni pronostico con una sfiga completa, mettendocela tutta siamo riusciti a vincere. Quindi un ragazzo è svantaggiato in autostop rispetto ad una ragazza? Forse sì, ma come avete visto, se ce la mettete tutta, ci credete, vi impegnate davvero, potete fare qualunque cosa abbiate in mente.